E le proteste non accennano a placarsi neppure ad Hong Kong, ennesimo weekend di scontri con la polizia, al servizio di Anna Paola Ricci. I poliziotti usano manganelli e spray urticanti. Manifestanti immobilizzati, arrestati. A Hong Kong oggi la protesta è in solidarietà alle minoranze perseguitate da Pechino, tibetani e uiguri. Gli abitanti dello Xinjiang, di religione musulmana, sottoposti a misure coercitive, tra cui i campi di rieducazione. Il governo cinese definisce i campi strutture di formazione per prevenire la radicalizzazione islamista. Noi saremo i prossimi, urlano i manifestanti, esibiscono le bandiere azzurre, simbolo dell'autonomia sognata dai separatisti uiguri. Devono sopportare la repressione del governo comunista in Cina, cercano di far valere i loro diritti, sono qui per loro. A Hong Kong abbiamo ancora un po' di democrazia per il suo status speciale di centro finanziario internazionale. Questo ci permette ancora di farci sentire. Cominciata a marzo, la protesta degli studenti è esplosa a giugno. La MIC è stata la presentazione di un disegno di legge sull'estradizione, poi ritirato. I manifestanti chiedono libere elezioni senza candidati imposti da Pechino. L'onda della contestazione, a distanza di oltre 6 mesi, non accenna a diminuire. Ed ora il dramma di Gaia e Camilla, le due sedicenni travolte uccise a Roma. È risultato positivo ad alcol e droga il ventenne che le ha investite. È indagato per omicidio stradale, sequestrata auto e cellulare. Vittorio Romano. Aveva bevuto alcol ed assunto droghe prima di mettersi alla guida. Pietro Genovese, il ventenne che ha investito con la sua auto Camilla e Gaia, 16 anni. Sono i primi risultati dei test effettuati ieri notte dopo l'incidente. Il ragazzo, indagato per omicidio stradale, si è fermato ed ha chiamato i soccorsi. Un dolore insopportabile, dice il padre, il regista Paolo. Una tragedia che ci porteremo dietro per sempre.